Che cosa ti è successo? Cosa è successo? Cosa ti è successo? Per esempio, molti parlano di una tua crisi religiosa. Crisi? Vero? Beh, io non la chiamerei crisi. Come la chiameresti? La chiamerei così, una mia passione per la religione. Anche perché io sono sempre stato un cattolico, ho sempre creduto, soltanto che adesso credo ancora di più e in più mi interessa, perché mi piace sapere tutto ciò che è successo sulla vita di Gesù Cristo, così. È una cosa che mi appassiona molto. Penso che la parola crisi proprio non è indicata, insomma, per questa cosa qui. Tu cosa facevi prima di cantare? Io prima di cantare ho smesso le scuole, ho fatto le commerciali, poi dopo sono andato a lavorare, ho fatto il tornitore, poi ho fatto il meccanico un anno, l'arrotino un anno e mezzo, poi ho fatto 5 anni all'orologiaio. Sì, come hai cominciato a cantare? Beh, ho cominciato così per scherzo. È scoppiato questo nuovo genere di musica nel 57 e io rimasi, diciamo così, colpito da questa nuova musica, anche perché era rumorosa. A me il rumore è sempre piaciuto. Fin è strano, prima. Perché sì. Per l'orologiaio. Sì, è un po' strano. Però è così, imparai questo disco così in inglese e lo cantavo nelle sale da ballo. Tu ti aspettavi un successo così clamoroso, diciamo? No, ecco, io un successo così non me lo sono mai aspettato e ancora adesso ho dei continui dubbi. Tu senti il bisogno di ringraziare qualche cosa? Sì, ecco, sì. Cioè, a un certo punto io dico, mi domando perché proprio io devo avere successo quando io stesso ho modo di constatare e di vedere altra gente, altri ragazzi che sono più simpatici di me, più... cantano meglio di me, così. Beh, più simpatici di te, non direi. Beh, no, così. Senti, e allora... non ti dà fastidio il pensiero che questa crisi, chiamiamola pure così, sia usata a scopo pubblicitario? Sì, questo mi secca molto, perché io trovo uno che sfrutta una cosa così importante come la religione a scopi pubblicitari dovrebbe essere veramente... non so, qual è la parola più brutta? Meschino?